Mai chiesto niente per mio figlio, ribadisce il ministro Lupi, ma una intercettazione lo smentirebbe. Una telefonata fatta a gennaio dello scorso anno a Ercole Incalza, il gran mandarino delle infrastrutture finito in carcere per corruzione, è riportata nelle carte delle richieste di custodia cautelare dei PM di Firenze. È il ministro Lupi a chiamare. Deve venirti a trovare mio figlio. Frase che finisce intercettata dai ROS. Allorché il ministro Lupi chiede ad Incalza di ricevere il figlio Luca all'evidente fine di reperire una soluzione lavorativa in favore di quest'ultimo, scrivono i PM, lo stesso Incalza immediatamente si rivolge a Perotti, il quale subito si attiva. Dopo il colloquio con Luca Lupi, Incalza avrebbe chiamato Stefano Perotti, suo alter ego, messo nel 2001 alla guida della carrozza delle grandi opere, anche lui finito in carcere. Un ping pong telefonico che finisce con l'incarico. Luca Lupi viene chiamato dallo studio della moglie di Perotti. Per gli inquirenti nessun reato. Il ministro non è indagato, ma per lui sono spine. Al Rolex d'oro regalato dallo stesso Perotti al figlio si aggiungono dalle nuove carte altri regali e donazioni. Una cena di raccolta fondi, un biglietto aereo per la moglie in occasione di una convention del nuovo centrodestra a Bari, pagato da Francesco Cavallo, uno degli arrestati. Lo stesso Cavallo che si prodiga i regali di Natale. Cavallo e Perotti, piloti, secondo i giudici della macchina delle tangenti, avevano partecipato alla messa mattutina del 27 marzo 2014 in Vaticano, in cui Papa Francesco nell'omelia si scagliò contro il malaffare. Siamo di fronte ad un'organizzazione criminale di spessore eccezionale che ha condizionato per almeno un ventennio la gestione dei soldi pubblici, afferma la procura, e descrive Incalza come uno spregiudicato dominus del sistema acchiappa tangenti, fin dagli anni Ottanta. Stamattina a Roma, nel carcere di Regina Coeli, l'interrogatorio di garanzia. Incalza ha risposto al GIP per un paio d'ore e ha scagionato il ministro Lupi difendendo il suo operato. Con lui ha detto solo rapporti istituzionali. Il re di bastoni dell'inchiesta fiorentina era scampato già a 14 inchieste. Ora il GIP dovrà convalidare l'arresto. Sarà la 15ª assoluzione, giura il suo avvocato.